scrive Yul? Yul scrive praticamente di tutto. Sono propri di Yul i trattati filosofici, quelli di geometria, quelli di medicina, quelli di retorica, ma scrive anche dialoghi. È bravissimo anche a scrivere dialoghi, dialoghi platonici. Un mirabile esempio è Il Libre dal Gentil e dal Stress Avis. Il primo libro in cui per la prima volta lui riesce a fondere letteratura e arte, quindi letteratura e dottrina, quindi è un libro fondamentale, ma sono suoi anche capolavori letterari, sia poetici che narrativi, opere che affondano le loro radici nei componimenti dei trovatori e anche nel romanzo cavalleresco, né più né meno con ciò che per i laici del XIII secolo corrispondeva al concetto stesso di letteratura. Chiederei ad entrambe adesso di fornirci dei brevi cenni sulle opere lulliane. Cedo la parola a lei, professoressa Pistolesi. Allora, dunque, sì, del Gentile in quanto dialogo, no? Parlerà Lola e è uno dei testi, diciamo, più interessanti della prima fase. Diciamo che le grandi opere, i grandi romanzi o romance, come li definisce lui, si collocano nella prima fase dell'arte, no? Prima della sua rivisitazione. Poi, appunto, sempre come ha detto Lola, saranno privilegiate altre forme di espressione. E la letteratura, in senso pieno, passerà un po' in secondo piano. Non che i grandi romanzi, sto facendo riferimento al Black Kernel e al Felix, che sono collegati poi, da un punto di vista anche della struttura dei contenuti, alla prima versione dell'arte, cioè sono romanzi, ma dentro hanno molta dottrina, e molta dottrina collegata alla prima elaborazione dell'opera. Che cosa raccontano? Il Blackern racconta la storia appunto del protagonista che porta questo nome, il quale decide all'età di 18 anni di dedicarsi alla vita spirituale, di coltivare la propria vita spirituale, ricerca spirituale e diventare un eremita. Questo lo sceglie a 18 anni, quindi ben presto, no? Nella propria, molto, molto giovane. E il romanzo è il racconto di questa vicenda di Blacherna, che riesce finalmente poi a raggiungere questo scopo, ma solo dopo aver attraversato tutta la gerarchia ecclesiastica, cioè diventa monaco, poi diventa abate, poi diventa vescovo, poi diventa papa, cioè deve attraversare tutta la gerarchia ecclesiastica fino al soglio pontificio per fare che cosa? Per riformare profondamente la Chiesa, cioè in questo percorso ogni tappa che fa è una tappa in cui produce quella che potremmo definire una renovatio mundi, ma e alla fine finalmente riesce a ottenere questo isolamento della vita da eremita, quindi a sviluppare, a coltivare la contemplazione. Il libro si chiude con il libro d'Amica Amata, che appunto, come diceva prima Lola, è proprio un testo mistico che peraltro si ispira esplicitamente ai versetti, o meglio alla letteratura sufi, lo dice Yul nel testo, e quindi ogni versetto dovrebbe sollecitare una riflessione, una contemplazione. Questi versetti sono 357 e lui li chiama metafore morali, che sono metafore morali su cui riflettere, che sono in alcuni casi semplicemente, diciamo, dei versetti che hanno in sé, esprimono l'amore dell'amato, dell'amico nei confronti, sì, dell'amato nei confronti dell'amico e viceversa. Quindi sono una scala verso l'unione, quella idea dell'amanzia, della volontà del cristiano che deve unirsi a Dio attraverso la contemplazione. Infatti l'ultimo libro del Blacherna poi è un'arte della contemplazione. Quindi questo è, diciamo, il procedimento, lo scopo. Però poi ci sono altre cose, molte altre cose. All'inizio del romanzo, per esempio, c'è la storia dei genitori del Blacherna, di Evaste e Aloma, che dovrebbero rappresentare il modello della vita coniugale.
Il secondo libro è dedicato invece a Natana. Natana è una giovane che Aloma, la madre di Blacherna, cerca di far sposare al figlio per evitare che abbandoni la casa dei genitori e vada a fare l'eremita. In realtà poi invece è Blacherna che converte, riesce a convertire Natana, che diventa un modello di vita monastica, una badessa molto illuminata e diciamo che se leggiamo, diciamo, le parti che riguardano Natana, vediamo bene anche il ruolo importantissimo che hanno poi le donne, no? Anche nelle opere lulliane. Natana è veramente un esempio eccezionale, perché è l'unione di volontà e intelligenza, cioè è l'unione di scienza e amanzia, di questi due elementi, li coltiva come monaca e poi come badessa, e li rivendica, no? Anche questo è molto interessante. Cioè, alle donne non è riservata semplicemente la contemplazione, ma è la stessa Natana a sostenere che conoscenza e amore vanno insieme, conoscenza e amanzia vanno insieme, non si escludono reciprocamente, che è importante, vale per tutti, vale per le donne. Questo è un elemento rilevante. Ora, il caso del questo il Blacherna, ci sarebbe da dire molto di più, ma semplicemente stiamo facendo dei cenni anche per incoraggiare magari una lettura. Il caso del Felix, Felix è opera successiva, che Yul scrive quando si trova a Parigi durante il suo secondo soggiorno parigino, e è ancora nella fase dell'anonimato penitenziale, non è firmata, diciamo, l'opera. E diciamo, se il Blacherna è famoso, importante, viene conosciuto anche per l'importanza del libro da Mikke Amat, il Felix è noto soprattutto per il settimo libro, che è quello il libro della Svestias, che è diciamo un inserto che racconta attraverso la forma della favola. Che cosa racconta? È una favola di natura politica. Questa è una favola che ha come protagonista la volpe Na Renard, e che si ispira al roman de Renard, evidentemente, ma anche ad alcuni testi orientali. E è un testo, questa favola, che racconta come la volpe Na Renard conquisti il potere attraverso la propria astuzia, ma come poi, diciamo, ci sia un declino fino alla morte. Ed è un testo che pare fosse destinato poi a Filippo IV il Bello, perché sapesse discriminare tra i buoni consiglieri e i cattivi consiglieri. Quindi la volpe è tradizionalmente, diciamo, l'animale astuto e perfido, no? Che cerca di guidare le sorti dei governi. Questo arriva fino a Machiavelli, insomma. Allora, questo è l'inserto, ma la storia del Felix è molto bella, perché il titolo del Felix è Un libro de meraviglias. Che cos'è la meraviglia? All'inizio del romanzo il padre di Felix chiede a Felix di andare in giro per il mondo, di andare in giro per il mondo a raccogliere meraviglie, a meravigliarsi. Meravigliarsi di che cosa? Del comportamento degli uomini che si allontanano dalla devozione e dal loro scopo, che dovrebbe essere quello di amare e lodare Dio, ma anche di meravigliarsi invece di quelli che in devozione vivono. Quindi è una meraviglia vissuta da un lato in negativo, come sorpresa negativa, ma dall'altro anche come invece elemento positivo. Quindi Felix fa un giuramento al padre. Viaggia durante tutta la propria vita per meravigliarsi e raccogliere meraviglie e riempire compilare questo libro de meraviglias. E questo percorso avviene secondo la scala entitativa dell'arte lulliana, cioè all'inizio abbiamo la parte relativa a Dio. Felix nel suo viaggio si interrogerà sulla natura di Dio, poi su quella degli angeli, via via, sugli elementi. Per esempio, nel capitolo degli elementi spiega come si formano i lampi, perché cadono con una certa inclinazione, non in linea retta, spiega perché le nubi hanno un certo colore, hanno colori diversi. Quindi ha una vera e propria enciclopedia
qui c'è il livello elementare, poi abbiamo diciamo, il livello, probabilmente il capitolo più importante, il più esteso, è quello della filosofia morale che riguarda l'uomo, quindi ci si chiede chi è l'uomo, perché vive, perché muore, perché si ammala, perché ama avere figli e così via. E quindi è una vera e propria enciclopedia che si conclude come? Col Felix che arriva a un certo punto in un monastero e racconta ai monaci le meraviglie, cioè il compito del Felix è quello di raccontare le meraviglie perché tutti possano apprendere quello che lui ha imparato viaggiando. E in questo monastero racconta, inizia i suoi racconti, i monaci gli chiedono di diventare monaco e Felix diventa monaco, però vuole ripartire, vuole continuare il suo viaggio, se non che si ammala e muore. Si ammala e muore, ma non muore invano, perché l'abate di questo monastero nomina un secondo Felix, cioè stabilisce, ammirato da quanto ha fatto il primo Felix, stabilisce che in quel monastero sempre ci sarà un monaco che dovrà continuare l'azione del Felix, che è quella di viaggiare e raccontare, e così integrare, raccontare, perpetuare il Libre de Meravellas. E questa è una cosa bellissima, come eredità, no? Questa promessa che non termina con la vita del Felix, ma che viene lasciata in eredità ad altri. E poi in mezzo tantissime belle cose, insomma, nel romanzo, che non posso riassumere. Quindi, diciamo, questi sono i due grandi romanzi. Dopo questi due grandi romanzi, questo tipo di forme non sarà più praticata. Questi sono i grandi capolavori. Professoressa Badia, mi piacerebbe molto che ci parlasse dei dialoghi lulliani. Noi cioè, crediamo che Lullo era un grandissimo scrittore, uno scrittore, anche se lui non avrebbe approvato questa nostra opinione, no? Era bravo perché questa idea del Felix, no? Questa eredità, questa continuità, lui era capace di trasformare in materiale di ficzione. Spunti della sua biografia, spunti del suo programma. E da quando Roger Friedlein ha fatto una bella tesi nell'anno 2004 sui dialoghi lulliani, adesso abbiamo sistematizzato questa sua particolare abilità nella costruzione del dialogo. Si dice che il dialogo è un dialogo platonico, no? Nel Medioevo non era un genere molto coltivato, invece nel Rinascimento i dialoghi, eccetera. Lullo ha scritto 26 dialoghi, alcuni in latino, altri in catalano, e sono dialoghi molto, molto ben costruiti, perché nel dialogo Lullo era una forma che gli risultava molto comoda, perché per fare un dialogo bisogna costruire diciamo una cornice e metterci dei personaggi che hanno idee, opinioni contrastate, no? E proprio il dialogo serve a mettere insieme queste opinioni e a produrre dei risultati. Il primo dialogo veramente, diciamo, importante che ha scritto Lullo è il libro del Gentile e dei tre savi che prima la professora Forgetta ci faceva notare. È un libro, un dialogo scritto in catalano. Poi c'è una versione latina, ma è pensato per un pubblico di laico, magari di mercanti catalani che vanno in giro per il mondo e possono trovare infedeli, e quindi in questo Gentile c'è un modello per la conversione degli infedeli attraverso il dialogo. È un libro ottimistico, molto, molto scritto in una prosa molto, diciamo, chiara, simpatica e piacevole, si spiega questa cosa. C'erano tre sapienti che in una città avevano tre scuole, e questa città è una città dove c'erano ebrei, musulmani e cristiani, e questi tre sapienti ovviamente erano, ciascuno aveva la sua fede, e dopo le giornate di studio andavano a fare una passeggiata fuori nei dintorni e discutevano di religione per trovare la verità, questi tre sapienti, finché un bel giorno arriva la dama intelligenza e fa vedere degli alberi ovviamente di carattere diagrammatico, quegli alberi dell'arte lulliana con dei concetti. Questi concetti sono i fiori degli alberi, sono le virtù
create le virtù, le virtù create, che sono le qualità di Dio, e le virtù increate, le virtù create sono le virtù del catalogo cristiano, e i vizi, e attraverso questo concetto, questi concetti, i fiori, e delle regole che intelligenza suggerisce, i sapienti potranno scoprire la verità. Quindi è una versione dell'arte all'acqua di rose, semplice, semplice. E mentre stanno discutendo arriva il gentile, che è un filosofo che non conosce la rivelazione. E quegli altri conoscono la rivelazione, però non hanno ce ne sono due che non hanno capito bene, uno che l'ha capito giusto, che è il cristiano. C'è un contrasto fra questi, il gentile chiede aiuto perché non sa da dove viene, dove va, è disorientato, e i tre sapienti con una sola voce gli dimostrano con gli alberi, i fiori, le regole artistiche, l'esistenza di Dio. E questo è il trionfo, no? Scopriamo l'esistenza di Dio per ragioni necessarie. La ragione umana, se ragiona correttamente usando l'arte, arriva alla necessità logica dell'esistenza di Dio, perché è il fondamento dell'essere, no? Fin qua tutto a posto, se non che il gentile vuol sapere se ci sono diverse religioni, e allora i tre espongono le rispettive fedi, no? Prima è l'ebreo, poi il cristiano, finalmente il musulmano. Il gentile sta a sentire, ascolta e dice: so qual è la verità, perché ha applicato i metodi. E i tre dicono: non vogliamo sapere cosa dice, vogliamo arrivarci da soli. E questo è il famoso finale aperto del libro del gentile. Finale aperto, che poi lui stesso chiarisce in altre opere. Nel Felix, per esempio, dice: se vuoi sapere qual è la fede vera, vai a leggere il libro del gentile e vedrai che solo l'esposizione del cristianesimo è una esposizione che va d'accordo con i principi, dell'arte, no? Con la dimostrazione per ragioni necessarie, dove l'incarnazione e la Trinità dipendono da queste ragioni necessarie, cosa che non succede con le altre due religioni, no? Beh, questo è il gentile a finale aperto, apparentemente aperto, dove il letterario, no, questa finzione, questo gioco fra i personaggi ha una forte, diciamo, una parte importante, è una opera che ha successo proprio per questo finale aperto. Fra i 26 altri dialoghi di Lullo, quello ce n'è uno notevole, insomma simpatico, che è del 1308, che è il dialogo fra il cristiano, fra Ramon, il cristiano, e Omar, il saraceno. Questo Omer nei manoscritti, è un dialogo fra lui e fra l'alter ego letterario di lui. Lui ha creato un personaggio, no? Quando ha smesso di andare per il mondo come un anonimo, scrittore anonimo, ha rivelato la sua personalità, crea una figura di se stesso. È questo Ramon che parla con questo Omar. Prende spunto dall'esperienza di Bugia, dove nell'Algeria, dove è stato prigioniero per 6 mesi, e lì nella vita, nella sua biografia, spiega che c'erano dei musulmani che, mentre lui era in prigione, andavano a discutere della fede e avevano scritto un libro, se non che questo libro non ci è arrivato. E invece, quando lui, dopo il naufragio davanti alle coste di Pisa, stava a San Donnino scrivendo le sue opere, lì ha voluto ricordare questa esperienza. E allora immagina un dialogo fra un musulmano e Ramon. Questo musulmano si chiama Omar, l'ha chiamato così, e stanno discutendo quale delle due fedi è vera, no? Quale se è più, diciamo, vicina alla verità, il cristianesimo o l'islam. Omar ragiona con i metodi lulliani dell'arte, e così facendo, diciamo, si insabbia, è incapace di arrivare alla dimostrazione, che invece lui sì, no? Quindi
sta usando gli stessi metodi del Gentile, però tanti anni dopo, e in questo momento lui non è così ottimista. Presenta un Omar che sconfitto da lui, però non si converte al cristianesimo assolutamente, semplicemente sospira quando vede che le ragioni necessarie di Ramon sono più potenti, sospira e va via. Quindi non riesce a convertirlo. Questa è una finzione letteraria, no? Non è una autobiografia, è una costruzione letteraria in cui lui, tanti anni dopo il Gentile, non costruisce un'opera aperta, ma è più vicino ha avuto esperienze reali della difficoltà di parlare con gli infedeli. E l'ultimo dialogo, diciamo, importante di lui è un dialogo in cui lui adesso non discute con un musulmano, ma discute con un prete, un prete che nell'anno 1311, ecco un altro spunto biografico suo, lui andava da Parigi alla città di Vienne, dove c'era un concilio della Chiesa, e a Parigi i maestri dell'Università di Parigi gli hanno fatto una specie di documento dove riconoscevano che l'arte funzionava e serviva per la conversione degli infedeli, e adesso va al concilio della Chiesa con il Papa Clemente V, dove lo hanno ascoltato come laico che apportava delle notizie buone, e queste notizie buone sono state raccolte negli atti del concilio. Quindi in questo viaggio incontra un chierico, il quale insieme a lui viaggia, e parlano, e Ramon chiede cosa vai a fare, io vado a cercare dei benefici ecclesiastici per i miei nipoti. No? Naturalmente Ramon si dispera perché lui va a cercare il supporto della Chiesa per la diffusione dell'arte, no? Quindi discutono fra di loro. Ramon crede che il chierico sia folle, e il chierico è convinto che Ramon è pazzo scatenato, perché invece di approfittarsi, no, dei benefici della Chiesa per cose personali, ha degli ideali impossibili. E quindi è una discussione, e alla fine di questa discussione lui si mostra molto adirato con il chierico Pietro, questo personaggio immaginario, e lo condanna, dice che ha peccato contro lo Spirito Santo, che non si salverà. Quindi è duro. Lui nella sua anzianità aveva perso quell'ottimismo che gli permetteva di scrivere opere così piacevoli come il Gentile. Adesso è duro nel Fantasticos, no? E in questa Fantasticos descrive una piccola sua autobiografia, si presenta in termini abbastanza, diciamo, drammatici, come diciamo qualcuno che ha dato la sua vita per l'ideale, eccetera. È una cosa molto molto emotiva, no? Era bravo a fare questo tipo di cose, anche perché puntava sul letterario come una procedura per convincere, no? Per diffondere, per fare propaganda, come succede anche in un poema, in un altro dialogo in versi che si chiama Il Dascunor, lo sconforto di Raimondo. Ma questo è un poema in versi, che è poema e dialogo. Se posso parlare anche dell'uso che fa lui della poesia, no? Brevemente, per non dilungarmi troppo. Lui era un bravo scrittore e ha iniziato facendo lo scrittore. Nelle miniature della sua vita, il cosiddetto Breviculum di Karlsruhe, perché si conserva in questa biblioteca, in queste miniature, la prima miniatura si vede Lullo che sta scrivendo un poema, sta scrivendo le parole di un poema trovadorico, quindi lui era uno scrittore, no? Era tante altre cose, però ha scritto 260 opere. Ma la prima, diciamo, atteggiamento suo, la prima opera che ha scritto in versi è una logica, un trattato di logica in versi, no? E allo stesso tempo, o contemporaneamente, ha scritto un libro in prosa, che è il libro di contemplazione, il primo enorme libro, quello che potrebbe essere già il compendio di tutto il suo sapere, però che è rimasto bloccato quando è arrivata l'arte e lui ha continuato a lavorare. No? E in, in,
la prima cosa che ci dice quando, nel libro di contemplazione, è che la poesia dei trovatori è qualcosa da evitare. I trovatori sono lui si, un trovatore pentito, no? Ce ne sono altri, no? Trovatori pentiti nella storia della letteratura occitana, ma lui, lui maledice la tradizione trovatorica perché i trovatori parlano di due argomenti, l'amore e la guerra. L'amore è l'amore peccaminoso, l'amore dell'adulterio, no? E la guerra è fra cristiani. La guerra va bene se è contro i musulmani, ma la guerra fra cristiani è da evitare, no? Quindi i trovatori parlano di argomenti che non interessano, lui come è un trovatore pentito e si pente, chiede scusa a Dio per aver scritto dei versi, però allo stesso tempo scrive una logica in versi. Quindi cosa vuol dire? Questo vuol dire che lui usa le risorse che ha imparato per fare il trovatore, no? La retorica, la musica, le rime, i versi, le sembianze, le immagini, la capacità di persuadere, la capacità di convincere, tutte le arti che permettono di fare queste cose, però le usa non per parlare di amore e di guerra, come fanno i trovatori, ma per produrre testi che contengano un messaggio che serve per redimere, per salvare il lettore, no? Quindi l'uso della poesia è il letterario in forma poetica messo al servizio di quello che lui chiamava la prima intenzione. La prima intenzione è amare, capire, pregare Dio e comportarsi come Dio vuole che ci comportiamo, perché siamo stati creati per amare, capire, lodare Dio. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare se dobbiamo capire Dio è ragionare. Quindi se dobbiamo ragionare dobbiamo sapere logica. E se dobbiamo sapere logica, eccoci un trattato di versi in logica. Ovviamente questo è un modo di comportarsi molto strano, no? Molto poco normale nel suo contesto. Infatti il primo testo lulliano, La logica del Ghazali, è una poesia. È una sfida alla tradizione trovatorica, no? Una poesia scarna, solo contenuto, che serve per imparare a pensare correttamente. Però questo non vuol dire che lui abbandoni, siccome ha continuato, no? A elaborare la sua eredità di pensiero. La poesia rinasce nel Black Herm. Nel Black Herm ci sono dentro mezzo due poemi. Uno è un canto alla Madonna, l'altro è quindi il filone mariano della sua letteratura, che c'è opere sulla Madonna, e poi il filone autobiografico, perché alla fine c'è un poema scritto da un imperatore che è autobiografia e propaganda di chi vuole promuovere. Lui in questo momento va in giro come anonimo, no? Quindi è l'imperatore che vuol promuovere il dialogo e la conversione degli infedeli. E questi sono un po' i parametri nei quali si scrive tutta l'opera poetica di Lullo, perché lui ha scritto moltissimi versi, eh? Quindi versi che parlano di arte e dottrina, la logica del Ghazali, ma anche l'arte in forma versificata, le regole dell'arte dimostrativa, i 100 nomi di Dio, è un poema per cantare i nomi di Dio che ha contenuti filosofici notevoli, ma anche deve essere recitato come si cantano i nomi di Dio, come gli arabi cantano i nomi di Allah, no? Insomma, stiamo usando molti metodi. Ha scritto una medicina di peccato, anche questa dottrina e poesia e dottrina, ma ha scritto anche un pianto della Madonna, paragonabile al pianto di Jacopone da Todi, allo Stabat Mater, anche lì usa la poesia. Poi, diciamo, senza poetica, la poesia, diciamo, lirica, la poesia di carattere, diciamo, contemplativo mistico, sono i versetti del libro dell'amico amato, che sono versetti prosastici con ritmo interno, ma senza rima, no? Poema lirico di prima persona come i trovatori, uno, il canto di Raimondo, no? Che è un canto breve, cioè un poema sintetico nel quale spiega la sua biografia, racconta e alla fine chiede a Dio compagni per promuovere l'arte e andare in giro. E finalmente
il poema, diciamo, più rilevante anche letterariamente e anche filosoficamente, è questo Sconforto di cui parlavo prima, che è un capolavoro di autoanalisi, in cui è un poema molto esteso in versi alessandrini, in più strofe, strofe di rima, di unica rima, e quindi è poesia più forma dialogica, in cui lui costruisce un suo antagonista, un eremita che mette in dubbio la validità dei metodi lulliani, e c'è un dialogo fra i due, e nel dialogo, strofa uno, strofa l'altro, lui si fa rimproverare tutti i possibili difetti della sua biografia e della sua arte, e finalmente lui sconfigge il suo contraddittore, il quale si accetta, diciamo, il programma lulliano e va a chiedere al Papa soldi per fare la crociata, e mentre lui se ne va a predicare direttamente, dice, nell'Africa del Nord. È un poema molto, diciamo, dove c'è tutta l'arte, tutta la sua filosofia, ma è finzione letteraria dialogata e in versi, no? Diciamo, questa è una delle sue opere letterarie abbastanza raccomandabili, no? Non facile da leggere, no? Sì. Moltissime grazie, professoressa Badia. E tra l'altro ho ascoltato con interesse questo passaggio dedicato alla poesia. In apertura di questo incontro abbiamo detto, per segnare la differenza tra Dante e Jules, che Jules si allontana volutamente dalla poesia classica, però attraverso le sue parole scopriamo che in realtà questo rifiuto si traduce in possibilità di originale recupero, cioè Jules in qualche modo recupera la poesia, la ricicla e ne fa un prodotto originalissimo, ma anche di qualità. È così, vero, professoressa? Benissimo, adesso vorrei chiedere ad entrambe, magari inizia prima la professoressa Pistolesi e poi la professoressa Badia, così le diamo un attimo il tempo di recuperare. Volevo chiedere se volessimo suggerire delle opere di Giulio da leggere in italiano, che cosa potremmo consigliare? Allora, senz'altro, diciamo, senz'altro dipende poi dalle traduzioni, perché alcune opere non sono disponibili in traduzione, quindi in catalano e in latino, dipende dall'opera, si può leggere praticamente quasi tutto quello che è edito. Peccato che il Felix ancora non sia tradotto in italiano, ma che non ci sia un'edizione della traduzione medievale in italiano, perché Felix fu un'opera molto che ottenne immediatamente un enorme successo e quindi vanta traduzioni antiche in occitano, a parte in occitano e francese, ma anche in castigliano e in italiano. E quindi abbiamo, diciamo, 6 manoscritti in Italia, di cui 4 del XV secolo, non è poco per un'opera poi così delle dimensioni del Felix, però si può leggere in edizione critica in catalano, in francese e in castigliano. Questo. In italiano invece consiglierei Gentil, di cui ha parlato Lola, che è un testo veramente molto molto bello, perché è molto interessante, infatti anche molto studiato, c'è molta attenzione intorno al Gentil per i suoi contenuti. E esistono 2 traduzioni in italiano, la più recente è uscita per le edizioni Paoline nel 2012, e è una traduzione di Anna Baggiani, il libro del Gentile dei Tre Savi, appunto Milano, edizioni Paoline 2012. C'è un'altra più vecchia, che non so se si trovi in commercio, ma sicuramente si può trovare in biblioteca, che è il libro del Gentile dei Tre Savi, tradotto da Massimo Candellero, è uscito nel 1986, per l'editore Gribaudi di Torino, quindi non so se si trovi ancora, però insomma è disponibile almeno in due traduzioni. Quindi queste sono, ce ne sono molti consigli, ma insomma consiglierei di partire dal Gentile, anche cronologicamente, perché si colloca tra le prime opere lulliane. Lei invece, professoressa Badia, che cosa ci consiglia?
Lo sconforto, il desconorto, è stato pubblicato in italiano, ma sono opere che hanno una circolazione, diciamo, in accademica, no? Non si trovano in libreria facilmente, sono accessibili. E adesso vorrei semplicemente fare propaganda della traduzione che si sta preparando del Blackerna, una traduzione integrale, verrà pubblicata dall'Antonianum in una collana che si chiama Medioevo, credo, e la sta preparando il collega Simone Sari. È corredata da note, da un'introduzione molto ricca che spiega molto bene il rapporto fra l'arte e questo romanzo. L'arte, ovviamente, l'arte prima, quella, la prima arte lulliana, le ultime forme dell'arte non hanno una traduzione letteraria, era prima che ci facevano queste cose, era un po', ci ha smesso, lui ha cambiato molto durante la sua vita. Quindi quando questa verrà pubblicata, credo che in questo stesso 22 verrà pubblicata questo Blackerna, sarà un evento importante. No? Queste opere lulliane abbiamo cercato di farle circolare in inglese, no? Che è la lingua che... C'è un Blackerna recente di 2 anni fa in inglese, esiste. Facciamo propaganda del Blackerna. Beh, anche Felix è importante, ma Blackerna ha questa... qualche giorno qualcuno avrà il coraggio di tradurre anche il Felix, ma è tradotto in francese moderno anche, no? In castigliano, sono accessibili in varie lingue. Volevo farvi vedere... se stiamo condividendo, vero? Sì, lo schermo. Sì. Volevo farvi vedere questo sito che è Raimondo Lullo. Ci si arriva scrivendo su internet Quis est Lullus in latino, perché è un sito che è plurilingue, visto che siamo lulliani, catalano, inglese, ma se clicchiamo su italiano si apre in italiano e offre, diciamo, accesso alle informazioni fondamentali che abbiamo riassunto oggi qua. E particolarmente volevo farvi vedere che nel repertorio di immagini le immagini della biografia lulliana sono accessibili e voi potete vedere, per esempio, non lo so, qua in questa prima potete vedere Lullo quando ha iniziato a scrivere, ha avuto questa visione, e potete anche leggere il fumetto, perché Lullo è uno dei pochi. Lo potete leggere in latino, se volete, ma anche in italiano, cliccando, e allora qua la preghiera di Lullo alla Madonna, la preghiera quando è andato a San Giacomo, eccetera. È una cosa simpatica di consultare. L'arabo puoi far vedere della, facciamo della, vedere l'arabo del suo maestro, quando sì, lui sta, la famiglia Lull si occupava della compravendita di schiavi. E qui si vede Lull che stanno, l'arabo con questa bella turbante che gli sta spiegando, e c'è questo problema, l'arabo tenta di ucciderlo. E lui, sì non è, c'è bisogno, le parole avanzano, no? Lo chiudono in prigione perché se uno schiavo tentava di uccidere il padrone, la situazione non era giusta, e prima che i cristiani facciano giustizia lui si uccide. Lui è disperato per questa cosa, no? E alla fine crede che Dio lo ha aiutato, perché lui, Mani Pulite, lo schiavo che gli ha insegnato l'arabo, e gli avrà insegnato anche un po' di filosofia, no? La logica del Ghazale l'avrà anche imparata da lui. E così, no? E poi vi faccio vedere anche Thomas Lemiezier, no? Questo medico parigino, no? Che discute con lui come la mettiamo con tutte queste opere che hai scritto, cerchiamo di organizzare la faccenda. Quindi la difficoltà di accedere ai materiali lulliani era qualcosa che era presente nella sua biografia, no? E qua questo è Tommaso e il libro, e qui discutono in latino, ma poi possiamo anche leggere in italiano. Tommaso Lemiezier lo rimprovera perché ha scritto troppo complicato, gli fa sì, ma ho già semplificato, quindi questa cosa che abbiamo detto è già che abbiamo raccontato sulle successive fasi dell'arte è già, diciamo, presente nei primi divulgatori di Lullo, e Tommaso Lemiezier era uno di loro. Quindi io vi raccomando una visita a queste immagini, che sono molto, molto belle, no? E molto, le abbiamo preparate per questo. E anche volendo si può vedere anche le figure, le terribili figure dell'arte, tutte le figure. Questo è il manoscritto
il manoscritto che lui ha mandato a Venezia perché lo leggesse il doge, che poi abbiamo saputo poco fa che il doge non l'ha visto mai, però lui lo ha mandato. E questo è il libro dell'arte dimostrativa, sì, con tutti i colori, pagato da lui. Questo costava l'ira di Dio, fare un libro così. E invece, no, bravo. Ah, e questa è anche molto simpatica, è una mano, no? Sulla quale... nel verso della mano si possono scrivere le lettere dell'arte, e se non hai carta sulla mano puoi fare i ragionamenti, no? Dici, ah sì, questo è vero, questo è falso, con la mano, no? Questa è una cosa che nel Medioevo si usava fare, però lui l'ha applicata all'arte, no? E io questo ve lo assicuro, ho provato e funziona. Scrivendo nelle falange del dito funziona, per poi far funzionare l'arte, perché per far funzionare l'arte bisogna avere uno schemino, no? E quindi sulla mano lo puoi usare. Ringrazio le professoresse Badia e Pistolesi per averci dato la possibilità di mettere a fuoco, e quindi adesso ci risultano anche più chiare alcune tematiche giuliane, per aver fatto riemergere i tratti distintivi di una figura così carismatica e così cara anche a chi decide di farne oggetto di studio. Però è, lo dico anche personalmente, di così grande interesse per chi casualmente oppure attraverso ricerche parallele arriva a Jul e ne subisce inevitabilmente il fascino. Moltissime grazie ad entrambe e grazie anche alla delegazione per averci concesso questo spazio virtuale. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci.